La seconda fase è quella che prevede poi la realizzazione di questi interventi che poi voi insieme agli esperti andrete a fissare, quindi sono questi qua, insomma, muri di contenimento, terrazzamenti, reggimentazione idrica, pulitura degli alberi, ripristino dei muretti a secco, eccetera. Elemento importantissimo, la commissione ha criticato questa azione di pianificazione partecipata e ha detto la procedura è troppo complessa, si rischia di perdere troppo tempo. Quindi ve lo dico per, diciamo, onestà intellettuale, quindi bisogna vedere se poi effettivamente questa intenzione poi verrà tradotta in un'effettiva misura di questo tipo. Vorrei sapere quanto tempo ho a disposizione, se è possibile, così. Ma se qua puoi andare, sai perché? Perché abbiamo compensato con degli interventi che sono mancati all'inizio, quindi se per i signori no, per tanto non mi sembra che sia noio, anzi no, stavo interagendo con te, complimenti come sempre. Se si interagisce molto bello. Dopodiché, appunto, oltre a questi interventi ci saranno i cosiddetti interventi a titolarità regionale, cioè gli interventi che decide la regione, ci penso io a decidere. E questi sono alcuni criteri sulla base dei quali verranno decisi gli interventi. Altra cosa importante, le cosiddette infrastrutture blu che verranno finanziate, che cosa sono? Sono interventi sulle fasce fluviali, manutenzione straordinaria del reticolo idrografico, inserimento di vegetazione a prevenzione di piene e colate detritiche, che è un problema serissimo qui su questo territorio, quindi... E poi infrastrutture verdi, verranno finanziati parchi urbani, alberature, orti urbani, verde agricolo, periurbano. E poi tutta la parte, diciamo, periurbana. È lasciato molto così, questo è esattamente quello che c'è scritto nel programma operativo, molto generico, tant'è che la stessa commissione ha detto, signori, spiegatemi a che cosa serve il parco urbano, l'alberatura, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa verrà approfondita e molto probabilmente cambierà. Affinché le cose abbiano un nome, un cognome e possibilmente anche un numero di telefono, c'è il dottor Calvi del Dipartimento Territorio e Ambiente che si è occupato di scrivere questa misura, ok? Quindi io ve lo consiglio proprio di sentirlo, ok? Non sarà molto felice di una valanga di chiamate, però insomma. Dico un paio al giorno per un anno. Diciamo coordinate. Altra cosa importante, il rischio sismico. Tre interventi verranno, questa è la 5.3, ok? Rischio sismico. Verranno finanziati monitoraggio e allertamento, quindi sistemi di monitoraggio e allertamento. Interventi di microzonazione, che è una valutazione del territorio, valutazione del rischio sismico all'interno di un determinato territorio e quindi interventi di messa in sicurezza di edifici strategici rilevanti, quindi patrimonio storico, artistico e culturale. Questo è importante perché ci saranno elementi di difesa del nostro patrimonio, questo a livello siciliano e appunto in provincia di Messina ancora più importante. Terza misura nell'ambito del rischio sismico, la protezione civile, quindi centri funzionali e operativi, il supporto logistico. La protezione civile regionale si vuole fare finanziare le proprie strutture, tant'è che la commissione ha detto forse non te le finanzio perché è un intervento ordinario e forse non te lo posso finanziare, quindi c'è tutta un dibattito di questo tipo. Questa è la classificazione sismica, le aree pericolose insomma le conosciamo. Questi sono i comuni della provincia di Messina che risultano come elevato rischio sismico, ma insomma qua conoscete bene la geografia del territorio, però ho voluto avere un'idea di quelle che fossero di quella che fosse la pericolosità. Per quanto riguarda il primo, l'abbiamo detto, sistemi di monitoraggio, sistemi sperimentali di avvistamento e di controllo, e poi coordinamento della protezione civile e comunicazione con la popolazione. Secondo, messa in sicurezza di edifici strategici e rilevanti. Quali sono? Te lo dice il decreto della protezione civile del 2003. E sono ospedali, uffici governativi, uffici delle forze armate e più il patrimonio, quindi musei, biblioteche, chiese. Ok? E poi interventi di microzonazione. Attraverso indagini geologiche, geofisiche, geotecniche si capirà qual è il rischio degli edifici, il rischio delle zone all'interno di un comune. Questo è tutto da finanziare.
probabilmente saranno gli enti locali a fare una richiesta alla regione, ancora non si sa se, se sarà a titolarità regionale o a regia regionale. Questo è il numero del dirigente che si è occupato proprio di scrivere le azioni, di predisporre le azioni sul rischio sismico, quindi per qualsiasi informazione anche qui c'è un numero di telefono importante da poter sfruttare. Cosa è stato finanziato fino a questo momento? Mi interessava capire, e credo anche a voi, quali fossero gli interventi finanziati fino a questo momento. Qui avete il link che riporta a tutto ciò che è stato finanziato nell'ambito dell'ambiente in provincia di Messina. È importante, interessante, perché sono una serie di progetti, una serie di progetti mai partiti. Quindi ho visto una sfilza, per adesso non so se c'è internet, ma c'è una sfilza di 0%. Cioè progetti partiti nel 2010-2011 ancora a 0%, significa che probabilmente non verranno realizzati, perché devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2015. Ok, qui c'è una sfilza di cose, di interventi che vi segnalo nella provincia di Messina, potrete vedere voi se effettivamente sono stati realizzati, una serie di link con tutti gli interventi realizzati. E andiamo finalmente all'asse 6, che è quello che si occupa del patrimonio culturale. Ok, 497 milioni per un asse che è il numero 6, che si occupa di risorse naturali. All'interno c'è anche il patrimonio culturale, quindi non 497 milioni destinati alla cultura e al patrimonio culturale, ma soltanto una piccolissima parte, probabilmente meno di 100 milioni, tra i 70 e gli 80 milioni, che è molto ma molto poco. Quindi ci saranno degli interventi che rimarranno assolutamente fuori. Questo è quello che prevede l'asse 6. Dentro c'è di tutto, ok? In questi 500 milioni c'è di tutto. Ci sono i rifiuti, c'è la restituzione all'uso produttivo delle aree inquinate, quindi la bonifica dall'amianto, ci sta dentro la distribuzione e la rete fognaria, ci stanno dentro gli scarichi e inquinanti e la depurazione, ci sta dentro la lotta alla perdita della biodiversità, e ci sta dentro anche il patrimonio culturale. Ora, patrimonio culturale, due parole al volo, giusto per capire l'importanza della questione culturale qua in Sicilia. Ci sono 111 siti che rappresentano il 26,4% del territorio italiano, 6 siti UNESCO o 5, non ricordo bene, soltanto il 9,2% però dei visitatori italiani viene in Sicilia, e solo il 10% degli introiti nazionali sono in Sicilia. E per lo più, nonostante la pioggia di milioni di euro che è stata riversata in Sicilia, dal 2003 al 2013 c'è stato addirittura un calo dell'11% del numero di visitatori. Quindi dove sono andati a finire questi soldi? Sono serviti a incentivare l'attrattività del nostro territorio? Ho qualche dubbio. Le due azioni finanziate dal programma operativo 2014-2020, cosa verrà finanziato nei prossimi 7 anni? Due azioni: interventi per la tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di rilevanza strategica, quindi non tutte le aree che hanno un particolare patrimonio culturale, ma soltanto, per ristrettezza della dotazione finanziaria, quelle aree che verranno considerate dalla regione, secondo dei criteri che ancora noi non conosciamo, di attrazione e rilevanza strategica. Tra questi sicuramente i siti UNESCO, questo come minimo. Secondo elemento, diffusione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale attraverso la creazione di servizi e sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate. Poi Davide entrerà meglio nel merito della questione del patrimonio culturale anche qui in provincia di Messina. Io qui vi ho messo tutti gli interventi che verranno finanziati, ok? Tutele, perché questa è la 671, ok? Tutele, valorizzazione, quindi il primo punto che abbiamo visto prima, quello che verrà finanziato, quindi materiali protettivi, valutazione di vulnerabilità sismica, tecniche di analisi per l'identificazione e mappatura dei reperti archeologici, ma anche reti tra musei e siti archeologici, itinerari integrati e in più interventi di corretta gestione delle collezioni. Dentro c'è tutta una vasta gamma di interventi che potranno essere finanziati. Non si capisce ancora quale sarà il ruolo delle soprintendenze, e lancio il tema a Davide
perché questo è, diciamo, uno dei nodi cruciali sostanzialmente, il ruolo delle sovrintendenze e degli enti locali. E questo è il 672, cioè significa servizi di fruibilità. Quindi una volta che io vado, intervengo sul bene culturale, diciamo architettonico, sul bene, diciamo, artistico, poi c'è tutta una serie di interventi che posso fare per la fruizione, quindi tecnologie digitali, anche laboratori didattici, siti web, punti di ristoro, accompagnamento disabili, c'è un po' di tutto. Anche questa misura è stata ritenuta dalla Commissione molto ma molto vaga, anche perché non si dice dove si vuole intervenire, cioè la Regione non ha idea di dove intervenire, questa è la realtà dei fatti, quindi questa qua è un'idea molto vaga, non si sa, questi pochi soldi, ripeto, meno di 100 milioni di euro mi hanno detto, ma saranno anche 70, 80 milioni, non saranno finanziati eventi, e questo almeno la Commissione l'ha messo come paletto, perché un sacco di soldi sono andati a finire in eventi inutili in Sicilia. Non esiste, non c'è, diciamo, quello che dice la Commissione giustamente è che non c'è alcuna identificazione dei siti su cui intervenire, e questo è, diciamo, questo è quello che era stato finanziato nel periodo 2007-2013. Ci rendiamo conto con questo grafico del perché abbiano ridotto di così tanto la dotazione per il patrimonio culturale. Cioè noi avevamo praticamente quasi 300 milioni di euro, perché il 3.1, ve lo dico io, era l'asse dedicato, la linea di intervento dedicata al patrimonio culturale nella precedente programmazione, che era di 300 milioni di euro circa la dotazione. Prima l'abbiamo dovuta ridurre, c'è stata una riduzione di 50 milioni di euro, ok? Scusatemi, mi sono perso. Quindi dai 300 milioni si passa ai 70-80 milioni di euro, ok? Questo perché non abbiamo saputo spendere, spesso le linee di intervento non andavano avanti perché non si sapeva spendere, poi Davide, diciamo, completa questo ragionamento che posso, diciamo, fare soltanto a livello superficiale adesso. Questo è il numero di telefono di Francesco Giordano, anche lui nome e cognome, chi è che si sta occupando del patrimonio culturale e dei fondi europei del patrimonio culturale in Sicilia. Utilizziamoli questi personaggi, utilizziamoli, stanno lì dentro, utilizziamoli, li paghiamo giustamente, utilizziamoli, ok? Ogni volta che li chiamo dicono, ma mi scusi, ma lei che cosa vuole? Cioè nel senso, come se fosse una cosa così fuori dal normale. Cosa è stato finanziato fino a questo momento nella cultura e nel turismo? C'è il link, queste sono le linee di intervento 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Qui ho messo tutti gli interventi finanziati, tranne l'ultimo, perché questo 3.1, sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea, bellissimo, in 7 anni è stato speso lo 0,6% della dotazione, ok? Quindi diciamo, è rimasta lì, e sono tutti soldi, ripeto, che noi restituiamo alla Commissione Europea, quindi non li utilizziamo. Vado avanti velocissimamente perché c'era anche questo progetto integrato, non so se ne avete mai sentito parlare, che ha riversato un po' di milioni di euro sul territorio in questi comuni. Era un progetto integrato per lo sviluppo delle aree della provincia di Messina colpite dalle calamità naturali 2009-2010, e dentro c'erano fondi, non solo fondi nazionali, ma c'era anche il FESR, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale. Quindi che fine hanno fatto questi fondi in questi comuni che tra gli altri dovevano finanziare azioni di valorizzazione ambientale, culturale e turistica? Domanda, non so se qualcuno di voi sapeva di questo fatto. Per quanto riguarda la questione culturale, ci sono altri due obiettivi tematici che in qualche modo potranno finanziare la cultura, seppur per vie traverse. L'obiettivo 3 è dedicato alle imprese. Verranno finanziate imprese che si occupano della filiera culturale, quindi occhio anche a questo, è importantissimo. Verranno finanziate anche soluzioni, obiettivo tematico 2, quindi qua abbiamo cambiato altro obiettivo tematico, quello dedicato alle pubbliche amministrazioni. Verranno finanziati interventi di informatizzazione della filiera culturale, quindi si tratta di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione anche nell'ambito dei beni culturali. Ancora non sanno bene in che modo, diciamo, svilupparlo, ma sappiate che c'è.
Io concluderei, non so se è ancora tempo, ma con questo PON Cultura e Sviluppo che è stato approvato da poco. È importantissimo, perché è un programma operativo nazionale, ce l'ho il tempo, sì. Perfetto. Cultura e Sviluppo, programma operativo nazionale, questo invece lo gestisce il Ministero, ok? 2014-2020. Vi ricordate lì la sfilza dei programmi operativi nazionali, è il penultimo, giusto per dirvi. Avrà a disposizione circa 400, quindi 500 milioni di euro, sono soldi, e verranno finanziati siti di valenza strategica, quindi siti del patrimonio culturale d'eccellenza, soltanto nelle regioni del sud. Quindi c'è una specifica diciamo, territorializzazione, ok? Asse 1 e asse 2, io voglio perdere proprio anche 2 minuti in più perché è importantissimo per questo territorio. Nell'ambito dell'asse 1 verranno finanziati soltanto 60 siti di rilevanza strategica nazionale. Attenzione, sono stati già definiti, ora li vediamo. Ce ne sono 2 in provincia di Messina, quindi attenzione a questi due, siti. Poi diciamo sulle modalità. Non sono stati ancora tutti definiti, però. La gran parte. Per quanto mi hanno detto c'è poco margine per inserirne degli altri, però sì, sì, diciamo alla provvidenza. Allora, nell'ambito dell'asse 1, 60 siti, sono i cosiddetti attrattori, li chiamano attrattori perché dovrebbero attrarre, diciamo, piuttosto che allontanare i visitatori, no? Come l'11% di riduzione che c'è stato. L'asse numero 2 è dedicato alle imprese ed è importantissimo perché verranno finanziate tutte le imprese che ruotano attorno a questi attrattori, quindi tutte le imprese della filiera culturale, della cosiddetta industria culturale, quindi nascita di imprese del settore culturale e creativo in generale, ok? Adesso li andiamo a vedere più nello specifico. Questi sono gli attrattori identificati in Sicilia. Io sono contento perché, essendo di Favignana, lì ho la Tonnara Florio. Nella provincia di Messina abbiamo i Giardini Naxos, diciamo il comune con l'area archeologica, quindi è importantissimo, e in più il museo e il parco archeologico di Lipari. Questi sono quelli identificati, in cui verranno riversati, insomma, svariati milioni di euro. Chi li decide questi? Questo è il Ministero, li ha decisi, attraverso dei criteri che sono spiegati più o meno bene sul programma operativo nazionale. Arrivano dal precedente POIN. Esatto. Che tra l'altro è stato l'unico programma che praticamente tornati indietro milioni e milioni di euro, sì. Quindi adesso in qualche modo viene, esatto, riproposto. Esatto, il PON è proprio la riedizione, diciamo, camuffata con un po' di trucco del POIN, che era diciamo quel programma operativo che è andato malissimo, non sono riusciti a spendere quei soldi lì, cioè è andato proprio il peggiore, 45, sì, no? l'unico in cui sono stati dei risultati disastrosi. Comunque questi qua sono gli attrattori. L'asse 2 è quella dedicata alle imprese, quindi è importante capire che cosa verrà finanziato. L'azione 1 è dedicata alle imprese non soltanto del territorio in cui insistono questi attrattori, quindi Lipari o l'altro era di Giardini Naxos, quindi sono tutte le imprese siciliane. Quindi questo è un asse, a mio parere, importantissimo, perché le imprese che fanno, che attraggono, diciamo, che lavorano nell'ambito culturale possono avere grossi finanziamenti. Sono le start-up innovative. E questi, quei 4 sono i settori in cui le nuove imprese, le start-up, verranno finanziate. Ok, quindi il settore della conoscenza, conservazione, fruizione e gestione. Finanziamenti agevolati, bandi a partire dal 2016. Asse 2. Questo è un'azione che ha una valenza soprattutto per Lipari e Giardini Naxos, per esempio, perché in questa azione vengono finanziate soltanto le imprese che ricadono nel comune di pertinenza dell'attrattore, quindi tutte le imprese che si occupano di valorizzare in qualche modo o il parco archeologico di Giardini Naxos o il parco archeologico di Lipari. Quindi attenzione anche a queste due, fatelo sapere, diciamo, ai comuni, fatelo sapere se c'è qualcuno, non so, di Giardini Naxos, credo ci fosse qualcuno, e anche qui ci saranno finanziamenti agevolati, eccetera eccetera. O l'azione 3 invece è dedicata alle associazioni. È raro una linea di intervento dedicata
specificamente alle, diciamo, al settore del privato sociale, lo chiamano così, quindi ci sono associazioni, cooperative e imprese sociali, sempre che ruotano attorno agli attrattori culturali finanziati nell'asse 1, quindi anche qui parliamo soltanto di Giardini Naxos e di Lipari. Io sono contento perché a Favignana è possibile mettere in piedi qualche bel progetto. Qui vi ho messo un po' di riferimenti, avete il PON Cultura, quindi lì c'è il bando, no, il programma appunto, lì c'è il, tutto ciò che è stato finanziato fino a questo momento, tra tutto ciò che è stato finanziato tra il PON vecchio, insomma, interventi dedicati al patrimonio culturale finanziati dal Ministero, lì ci sono tutti, e quelli diciamo siciliani. E cosa potrei dire ancora? Finirei questo mio intervento con altre due, con un altro programma importante in cui possono essere rintracciati elementi utili per questo territorio, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e il patrimonio culturale. Ed è il FEASR, l'avevamo visto all'inizio, il verde, il piano, il programma di sviluppo rurale, quindi il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 2014-2020, era quello lì. Ok? È importante per la provincia di Messina perché? Perché vengono identificate quattro aree a livello regionale, quattro aree in cui verrà speso questo fondo, no? Sono le aree urbane, aree rurali intermedie e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. Ma c'è un'altra area, questa è la suddivisione delle aree, ma c'è un'altra area importante che è la sottozona A1, che godrà di particolari finanziamenti nell'ambito del PSR, che comprende 20 villaggi del comune di Messina, che sono questi. Ok? Quindi ve lo volevo dire perché sappiate che questo territorio avrà un'attenzione particolare, un occhio particolare anche sul nuovo PSR, e questi qua sono i villaggi. La mappa di prima che cos'era? La mappa di prima era la mappa delle aree rurali siciliane, quindi suddivise in aree urbane, aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, aree rurali intermedie, quindi a seconda delle linee di finanziamento si dirà questa linea vale soltanto per le aree C, questa linea vale soltanto per le aree B, ok? Ed è importante perché la sottozona A1 godrà di particolari finanziamenti. Andiamo direttamente ai due temi della serata rintracciati all'interno del PSR. Il dissesto idrogeologico, e lì vi ho segnato, sono 1, 2, 3, 4 e 5 misure destinate al dissesto idrogeologico, ok? Quindi per esempio la gestione delle superfici terrazzate, quindi lì dovranno intervenire soprattutto diciamo le imprese agricole, queste misure sono dedicate soprattutto alle imprese agricole, ma anche i comuni, anche gli enti locali all'interno del PSR potranno trovare dei finanziamenti relativamente al patrimonio culturale. Ve ne ho segnati tre di misure, poi se volete insomma ho fatto io una sintesi del nuovo PSR, sono 700 pagine diciamo stringate in 100, ok? Questo ve lo posso dare, è un ottimo punto di riferimento per studiarsi i nuovi finanziamenti del settore rurale. Queste sono le infrastrutture, diciamo il patrimonio culturale, in che modo verrà finanziato all'interno del, diciamo, come può un fondo di sviluppo rurale finanziare il patrimonio culturale? Eppure lo fa. Ci sono infrastrutture su piccola scala, quindi c'è la misura 7.2, infrastrutture su piccola scala. Verranno finanziati investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. 7.5, rinnovamento dei villaggi rurali. Ok, quindi ci stanno centri di informazione e accoglienza turistica, centri ricreativi, ma anche interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio turistico, che è in qualche modo l'intervento sul patrimonio culturale e naturale di un territorio, no? E poi l'ultimo, 7.6, tutela e riqualificazione del patrimonio naturale. Vi rimando al Dipartimento, questo non l'ho segnato, alla dottoressa Barresi, vero e proprio spauracchio del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia, perché è il boss, com'è? Regione Siciliana. Regione Siciliana, che ho detto io? Vabbè, no, sì, non so che cosa ho detto io. La regione siciliana, giusto? C'è molta differenza. E dunque, qui ci sono alcune novità del 2014-2020 su cui non abbiamo tempo di intervenire, e
vi segnalo anche questi due strumenti fondamentali, che sono CLLD e ITI, che sono i due strumenti di aggregazione territoriale che saranno finanziati nel nuovo programma operativo FESR. Non ho il tempo di spiegarli qua, ma li ho spiegati qui. E ancora sono in fase di definizione, ok? E in più ci sarà l'agenda urbana, quindi che finanzierà le città, quindi fondi a disposizione delle città, e segnalo anche il PON metropolitane, quindi con Messina, che avrà dei particolari finanziamenti, e la strategia delle aree interne, che è un altro progetto pilota in cui verranno identificate, fra queste cinque, fra queste quattro verrà identificata una coalizione di comuni alla quale verrà destinato un pacchetto di fondi importante e in via di definizione. L'area interna Nebrodi potrebbe interessare questo territorio. Alcuni spunti di riflessione li facciamo magari a parte, così non rubo altro tempo, e vi ringrazio.